La volta scorsa abbiamo visto i criteri di parallelismo tra rette. Due rette sono parallele se formano con trasversale R' trasversale P alfa beta gamma delta. Formano quattro angoli R' e angoli che siano la stessa parte relativa rispetto alla trasversale si chiamano corrispondenti. Quindi sono quattro coppie di angoli corrispondenti: alfa alfa primo, beta beta primo, gamma gamma primo, delta delta primo. Vedete, sono parallele se gli angoli corrispondenti sono congruenti e viceversa. Ok? Poi formano angoli, due coppie di angoli alterni interni congruenti, delta beta primo, gamma alfa primo, alterni interni congruenti. Altre due coppie di angoli alterni esterni, alfa gamma primo, beta delta primo, congruenti. E coppie di angoli coniugati interni, gamma beta primo e delta alfa primo, tra di loro supplementari. La loro somma è l'angolo piatto. E angoli alterni esterni, angoli coniugati esterni, beta gamma primo, alfa delta primo, anche questi supplementari. Ok? Avevamo visto il perché, in particolare di quelli con corrispondenti. Conseguenze di questo fatto. È tutto chiaro fin qua? Prendiamo un triangolo scaleno qualsiasi A, B, C, angolo alfa, beta e gamma. Preso un triangolo qualunque, l'angolo esterno di qualsiasi vertice, per esempio beta primo, cioè l'angolo adiacente, uno dei due angoli adiacenti a beta, beta primo, cioè l'angolo esterno di vertice B, è congruente alla somma degli altri due angoli adesso non adiacenti. Se prendo l'angolo beta primo, questo misura quanto la somma di alfa e gamma. Qualunque triangolo sia. Dimostrazione. Quindi, tra l'altro, alfa primo, l'angolo esterno di vertice alfa, misura gamma più beta. Gamma primo, angolo esterno di vertice C, è alfa più beta, e via dicendo. Ok? E rifaccio la figura. Ops. Prendo il prolungamento del lato AB e prendo la retta S parallela ad AC e passante per B. Perdonate il mio disegno, ma spero. Questa è la retta S, passa per B ed è parallela ad AC. Ok? Ok? Sì. Questo divide l'angolo beta, viene diviso in due parti.
beta secondo e beta terzo. Beta primo, l'angolo esterno di vertice B è diviso in due parti, che chiamo beta secondo e beta terzo. Dalla retta S è diviso in due parti. Ok? Chiamiamo R la retta che passa per A e per C. S è parallelo ad R. La retta S e la retta R sono paralleli. Ma se osservate, beta terzo, cioè questo angolo, è corrispondente ad alfa rispetto alla trasversale BA. Rifaccio il disegno. Questo è A, questo è C, questo è B, questo è S. Qui c'è beta terzo e qui ho alfa. Questi due angoli sono corrispondenti nelle rette R ed S con la trasversale AB. Riuscite a vederlo adesso? Beta terzo e alfa sono corrispondenti. Quindi, siccome R è parallelo ad S, ed è parallelo per costruzione perché R l'ho preso parallelo ad R, allora alfa è congruente a beta terzo. Primo criterio di parallelismo, angoli corrispondenti congruenti. Inoltre, beta secondo, questo angolo, è alterno interno rispetto a gamma. Facciamo un'altra figura. Delta R, la delta S, poi C, poi B, C A. Questo è beta secondo e questo è gamma. Beta secondo è alterno interno rispetto a gamma delle due rette R ed S con la trasversale BC. Questo, a dire la verità, neanche mi serve. Ok? Quindi, siccome R è parallelo ad S, beta secondo è congruente a gamma. Perché sono angoli alterni interni formati da due rette parallele, ed R ed S sono parallele perché le ho fatte così, ho costruito S parallele ad R. Quindi, siccome R è parallele ad S, abbiamo che alfa è congruente a beta terzo e gamma a beta secondo. Ma beta primo vale beta secondo più beta terzo. L'angolo esterno di vertice B, che è beta primo, è la somma delle due parti beta secondo e beta terzo prodotte dalla retta S. Ma al posto di beta secondo posso scrivere alfa, al posto di beta terzo posso scrivere gamma. Di conseguenza ho la tesi. L'angolo esterno di vertice B è congruente alla somma degli altri due vertici e angoli ad interno, adesso non adiacenti. Fine della dimostrazione.
Altra conseguenza, se corollario, teorema conseguente a questo, torniamo un attimo alla figura. Cosa ottengo se sommo beta, beta secondo e beta terzo? A 180 gradi. Beta secondo e beta terza sono beta primo, angolo esterno del vertice B, che è adiacente a beta, quindi beta, ciascun angolo e il suo adiacente formano un angolo piatto. Ma al posto di beta secondo posso scrivere alfa, al posto di beta terza, no, al posto di beta terza posso scrivere alfa, al posto di beta secondo gamma, quindi ho beta più gamma più alfa che fa 180 gradi. Qualunque triangolo io consideri, la somma degli angoli interni è congruente all'angolo piatto. Non importa quanto lungo è il triangolo, tutti gli angoli interni danno come somma l'angolo piatto. Questo non è un'ipotesi, è un teorema che si dimostra. Questa è una conseguenza immediata, se ci pensate bene, del quinto postulato di Euclide. Data una retta e un punto esterno alla retta, per questa retta passa una e una sola parallela alla retta di partenza. Esistono geometrie in cui questo non è vero. Tutto chiaro fin qui? Proviamo a vedere. Se GeoGebra ci dà ragione. Teorema è sicuramente certo, solo così lo visualizziamo un poco meglio. Costruiamo un triangolo. Triangolo ABC, fatto scalare, non ha particolari proprietà. E prendiamo gli angoli interni. L'angolo di vertice B. No, cominciamo con A, scusate, non cominciamo a nominarli. B. A. Alfa misura 74.45 gradi, se riuscite a vederlo. Poi abbiamo C, B, A, beta e infine A, C, B, gamma 36,6. Costruiamo la grandezza che chiamiamo somma o angolo totale, che vale alfa più beta più
più gamma. Udite, udite. Che succede se voglio un triangolo ancora più brutto? Posso spostarlo dove voglio. Sempre al centro. Andiamo un attimino un poco più indietro e costruiamo l'angolo esterno, ad esempio, di vertice B. Allora prendo la retta che passa per B e per C. Vedete? Prendo un punto e lo piazzo a sinistra di B e costruisco l'angolo ABD. L'angolo delta lo vedete qui. Ora, se confronto delta con la somma di alfa e gamma, inseriamo qua sotto alfa e gamma, questo è un nome che gli do io, quindi sommiamo alfa più gamma. Cosa leggete? 100.92. L'angolo esterno di vertice B misura quanto la somma degli altri due, indipendentemente da dove piazzo A. Dunque lo mettete, questo numero e questo numero sono sempre gli stessi. Potenza della dimostrazione. Una dimostrazione è uguale infinite misure. La potenza del nodo. Disegnate voi. E se non ho un triangolo? Dico, ci sono solo i triangoli. Se non ho un triangolo, mettiamoci. Quadrilatero irregolare, brutto quanto vuoi, povera. Che ne è della somma degli angoli interni? Proviamo, leggiamo un po', scusate, contrario. Epsilon xi delta e delta, li vedete là sotto, se li sommo sono
No? 360 gradi. Se avessi 5 lati? 540. Perché? Cosa c'è sotto? Non è un caso, non è mai un caso. Se io ho un poligono, A, B, C, D, alfa, beta, gamma e delta. Quanto è la somma degli angoli interni del poligono di n lati? Beh, a me non interessa un caso, voglio risolverlo una volta per tutte. Voglio sapere come calcolarlo se ho 47 lati. Allora, facciamo così, prendo un punto interno. O, non importa dov'è. E congiungo O con tutti i vertici. E ottengo tanti triangoli quanti i lati. Giusto? Ma la somma degli angoli interni di questo triangolo fa 180. La somma degli angoli interni di questo fa 180. Di questo 180, di questo 180. Quindi ho 180 gradi per ogni lato del poligono. Quindi se ho un poligono con n lati, avrò n volte 180 gradi. Se i lati sono 4, ho 4 volte 180 gradi. Ok? Ma se a me interessa la somma degli angoli dei vertici, l'angolo giro al centro è in più. Non mi interessa questo angolo giro, perché a me interessa la somma degli angoli esterni. E ci sono tutti, perché questo è in parte in questo triangolo, in parte in questo. Quindi dalla somma degli angoli interni di tutti i triangoli che posso formare, devo togliere 360. Ma 360 è come dire due volte 180, quindi questo posso scriverla come raccolgo 180 fattore comune, la somma degli angoli interni di un poligono di n lati è il numero di lati diminuito di 2 per l'angolo. Nel nostro caso un quadrilatero, 4 meno 2 fa 2, 380 fa 360. Non importa quanto luce sia, comunque la somma degli angoli interni è 360 gradi. Tutto chiaro? No, attenzione, non è necessario che il poligono sia regolare, può essere qualsiasi cosa, qualsiasi poligono. C'è un'altra cosa che potrebbe tornarci utile. Vi ricordate il secondo criterio di congruenza tra triangoli? Altre conseguenze. I due triangoli sono congruenti se hanno congruenti un lato e i due angoli adiacenti. Questa limitazione dei due angoli adiacenti è superflua. Perché? Perché se la somma degli angoli interni è sempre 180 gradi, che siano congruenti questi due o questi due, è uguale.
l'effetto è lo stesso, perché se questi due angoli sono congruenti, necessariamente anche il terzo lo è. Quindi non è più necessario che i due angoli siano adiacenti allo stesso lato. Questo qualcuno lo chiama quarto criterio di congruenza del triangolo. I triangoli sono congruenti se hanno congruenti un lato e due qualunque angoli. Non importa se gli angoli sono adiacenti allo stesso lato. Perché se due sono congruenti, anche il terzo lo è, per forza di cose. Perché la loro somma ha lo stesso valore. Se volete, questo potete considerare come quarto criterio di congruenza. In un triangolo rettangolo A, B, C, retina, triangolo alfa, beta, gamma, se alfa è 90 gradi, allora questo è alfa. Gli altri due angoli sono complementari. Se alfa più beta più gamma è 180 e gamma è 90, beta più gamma è 90. Alfa più beta più gamma 180, se alfa è 90, allora beta più gamma. Cioè gli angoli sono complementari. La loro somma è angolo retta. Adesso ci fermiamo, se posso bastare.